Dovevo vaccinarmi prima, ha commentato così con il quotidiano La Gazzetta dello Sport il suo ricovero per Covid. Filippo Pozzato, il ciclista vicentino, vincitore della Sanremo 2006, organizzatore nel mondo del ciclismo. Pensavo che con il mio corpo forte non mi sarebbe successo niente. Sentii dire che il Covid non è niente, ma non è vero. Ora sono attaccato all'ossigeno, ha detto in un'intervista. Pozzato, 40 anni, Sandrigo, ricoverato nel reparto pneumologia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza da 4 giorni. Non ho la maschera, ma se peggioro me la metteranno, ha spiegato al giornalista che l'ha intervistato. Ex ciclista su strada e pista italiano, passista veloce, professionista dal 2000 al 2018, oltre ad aver vinto la Milano-Sanremo nel 2006, si è aggiudicato 2 tappe al Tour de France e una al Giro d'Italia. A ottobre si era occupato dell'organizzazione di 4 corse, quindi si era deciso a vaccinarsi contro il Covid. L'appuntamento era per il 25 ottobre perché non mi ero vaccinato prima. Pozzato ha iniziato a star male lo scorso 23 ottobre, qualche linea di febbre per tutto il giorno, poi la temperatura è salita a 38, esito del tampone Covid. La febbre è rimasta alta per 10 giorni, fino a 39,5. 4 giorni fa è precipitata la saturazione dell'ossigeno 87, poi 86. Avevo le bombole dell'ossigeno a casa, è arrivata a 83, adesso ho una polmonite forte.